Buonasera, ben ritrovati a Pazzi di Rugby con Stefano Migliorati, Gianluigi Zucca, Elena Buonasera, Tolosoni. buonasera. Ciao. Ragazzi, buonasera, buonasera a voi che ci seguite. Allora, settimana anche questa, ormai siamo in clima estivo, però Esatto. il ritmo non scende, di solito scende per tutti tranne che per voi, a dire il vero. Anzi, mi sembrate più attivi ancora, il caldo vi fa Martelliamo, male. martelliamo, ci Infatti, il siamo. caldo non li ferma, Elena. No. Vedo sui social che alla fine la presenza Tantissimo. c'è, anzi, sono ancora più pimpanti in queste settimane. Allora, settimana bella piena di Pazzi di Rugby, che ricordiamo, lavorate, perché poi è lavoro alla fine, tutti i giorni. Non lo fate molto a tempo perso, mi sembra di capire. O avete tanto tempo e No, no. lavorate poco. Siamo bravi a far combaciare le cose. Ecco, Esatto, bravi, bravi, sì. bravi. Allora, per chi ci segue, visto che abbiamo un pubblico un pochettino estivo, un summer pubblico, Bravissimo. allora ricordiamo i Pazzi di Rugby che sembrano conciati così, insomma, come li vedete con questa parrucca blu, e c'è il perché della parrucca blu, non è la fatina di Esatto, no, no, Pinocchio. cioè, è il tocco dell'autismo, perché noi l'autismo non lo festeggiamo solo il 4 di aprile, ma lo sopportiamo nel cuore per tutto l'anno. Collaboriamo con l'associazione Autismo Insieme di Brescia e cerchiamo di dargli una mano per quello che possiamo con varie iniziative. L'ultima di quelle che stiamo appoggiando tantissimo è il libro di Alessandra Garati, Certo, quello di quello di Vasco, Vasco di cui Rossi, abbiamo che parlato anche noi in poi ne parliamo. trasmissione, anche perché, ragazzi, qua, insomma, il 18 qui, È alle è porte. praticamente domani. Sì. 18, Siamo. 18, cosa facciamo? Cosa succede? Allora, innanzitutto siete tutti invitati, a prescindere, voi che ci state seguendo, sia in TV, sul nostro canale 16, sul nostro Facebook di Live Brescia TV, sui Facebook di Pazzi di Rugby, poi c'è, aiutami Elena, perché Instagram. Instagram, Telegram per chi Sì, esatto. si vuole YouTube. unire, la pagina, ovviamente il Canale. gruppo di WhatsApp, quindi c'è di tutto Tutto. praticamente. Esatto. E il 18, lo so che state già martellando moltissimo nel gruppo e tra di voi, però c'è l'evento dell'estate. Esatto. Diciamo c'è la serata clou che è il ritrovo, diciamo, dei pazzi rugby, sempre tutto per l'associazione Autismo Insieme, perché tutte le nostre iniziative vengono fatte per l'associazione Autismo, per l'ospedale civile di Brescia del reparto di oncoematologia pediatrica, e sarà giovedì Giovedì 18 18 luglio, luglio. esatto. Esatto, al Madai Beach di Lonato del Garda, sulla spiaggia. È una location bellissima e vi aspettiamo tutti. Dovevamo iniziare a trovarci alla sera, ma sono già arrivate alcune richieste che alcuni vanno giù e ne approfittano perché siamo lì. Allora la Certo. mattina alle 9 sono già giù e si fanno la Esatto. giornata sulla spiaggia fino alla sera. E anche prima mi hanno chiesto a che ora si inizia, a che ora si finisce, quando si vuole. Si arriva, E si arriva però e si insomma parte. la La sera, la serata sera, dalle è ore 20 in poi inizia la cena, la famosa cena per beneficenza, che è 15 euro, sangria e paella, di cui 10 euro vengono devoluti in beneficenza, come dicevamo prima, all'associazione Autismo. Esatto. Quello è importantissimo. Quello è importante la prenotazione, per quello che è importante. Ecco, Poi quindi mi ci sarà raccomando, il gruppo che prenotare. suona. Elena, cosa fanno? Vanno direttamente sulla pagina Facebook e possono Sì. mandarvi un messaggio. Esatto, chiamano Gianluigi, c'è il numero su Facebook, su tutti i nostri social trovate il suo numero e ci possono contattare e prenotare. Ok, quindi prenotatevi il 18 luglio, noi ci saremo anche noi di live e fra l'altro ne approfitteremo per una seratone, visto che è un bel servizio speciale, tante interviste, tante immagini, poi mi arriva al lago, che poi vi faremo vedere la settimana successiva in uno speciale. Esatto. E fra l'altro, insomma, l'appuntamento diciamo che è in beneficenza, abbiamo detto, una parte va alle due associazioni, Autismo Esatto. Insieme e al Di reparto di oncoematologia oncologia pediatrica. dell'ospedale civile, Esatto. e in questo contesto c'è anche Meta, Cioè, Meta c'è arriva anche sempre. Meta, eccolo qua, Meta è sempre presente. Nostra mascotte. La È la mascotte dei mascotte pazzi di dei Pazzi di rugby. Rugby, e ci sarà anche L'offerta, lui. €12, orsetto Meta e la birra. Stefano, bionda, rossa, Weiss. Giusto Birra e Stefano? brunch. Mezz liter. Mezz liter. Come dice Beppe, no? Non è Esatto. da 50 centimetri, ma il mezz liter del È mezz Beppe. liter. Anzi, Ah, è mezz liter. e Questo con è mezz quella. liter, giusto? Esatto, bravissimo. Questo è da mezzo litro della E Tentadora. stiamo già studiando altre cose per settembre, che le teniamo in sordina, ma nuove iniziative anche con Stefano per delle nuove birre
che usciranno. Esatto. E sarà tutto allora, un riesci programma. A spegnerli qualche giorno d'agosto oppure questa è una bella iniziativa, scusa se posso permettere, una bella iniziativa perché anche lì sarà una cosa mirata proprio per l'oncologia, l'oncoematologia pediatrica. Quindi quando? Per settembre iniziamo. Non c'è ancora. No, siamo ancora in fermento. C'è in preparazione anche l'evento dei pazzi di rugby in volo, che abbiamo fatto anche l'anno scorso, lo riproponiamo quest'anno a settembre, per il 10 di settembre, la visita in aeroporto a Ghedi, alla base militare di Ghedi, sarà una mattinata dedicata al volo militare, bellissimo, con visita in campo e tanta carne al fuoco, prossimamente ne parliamo. Vabbè, quindi non siete fermi neanche sul campo perché... No. Esatto. E adesso vediamo il video che ci ha preparato Luca Scappi, che oggi non è con noi, ma si parla di Rugby Light e dell'appuntamento del lunedì. Dal lunedì sera, dalle ore 20 alle 21, a Montichiari. Aperto Montichiari. A tutti. Allora, vai Luca. I bassi! Allora, buonasera, siamo qui a Montichiari nel nostro consueto appuntamento del lunedì sera con i Rugby Light. Un po' di applauso! Benissimo! Sono migliaia, ma allora qui abbiamo innanzitutto la nostra allenatrice, nonché la nostra consigliera regionale del Rugby Light, esatto, Franca, per poi passare a uno veramente serio, a uno davvero serio, Tanzini Mauro, nonché uno dei pionieri del Light. Ecco, quindi grazie per le fantastiche idee che ti vengono. Basta così, trovato. Simone, eccolo qua. Simone. Neo acquisto. Abbiamo speso un sacco di soldi. quello pistraccio, eccolo qua. Eccolo qui. Gabriele. Vero? Il più figo, di tutti, Nico, detto il rosso, non chissà perché. Sorriso, Nico, sorriso. Almeno i denti bianchi forse. Ok. E poi abbiamo Kamal, l'ultimo arrivo, 15 anni di uomo, sono 160 kg per 2 metri e mezzo. Disano. Originario? Marocchino, perfetto. Perché qua barriere non ce ne sono. Non ce ne sono, esatto. Assolutamente. Quindi siamo qua perché ci sono i pazzi di rugby. Eccoli qua. Tu sei? Non mi ricordo. Laura? Luca. Siamo qua perché? No, a parte gli scherzi, adesso due parole, esatto. Luca sul rugby live. Siamo qua perché? Perché noi stiamo cercando di proporre, diciamo, a più gente possibile il Light. Cos'è il Light? Innanzitutto, il Light è una disciplina che avvicina gli appassionati del fantastico sport della palla ovale, ok? Non c'è contatto, noi l'abbiamo fatto apposta per cercare di far divertire la gente, sottolineo, divertire, senza il rischio di farsi male. Quindi, se c'è uno, ad esempio me, ma penso anche loro, che sono sempre stati appassionati, o si sono appassionati da poco questo fantastico sport, l'hanno visto in TV, detto, ma perché me no? Dopo vai a vedere una partita di quello vero e dici, beh, no, chiaramente no, ovvio perché no. Okay. Però ti resta magari dentro il pallino di dire, ma due o tre passaggi con quel pallone qua voglio provare a fare un'azione così correndo. Ci siamo qui noi, siamo qua apposta. Perché? Perché? Perché noi manteniamo le stesse regole di quello vero. A volte dicono assomiglia al touch, tanto di rispetto al touch, bellissimo sport, però un po' diverso. Posso farti una nota? Ma però la palla ovale, anche il basket e il calcio hanno la palla ovale, ma sono completamente diversi. Continua qua. Ovale, il basket. No, la palla rotonda, anche il calcio e il basket hanno il pallone rotondo, ma non c'entrano, esatto. Sono due mondi diversi. Esatto, Stessa cosa è il touch e il rugby, sono due mondi completamente diversi. È vero. Allora cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di riunire un po' di persone che fossero appassionate di questo sport e vorrebbero praticarlo il più vicino possibile a quello vero. E noi abbiamo mantenuto le stesse identiche regole di quello vero, però cercando di eliminare il contatto fisico. Come? Mi direi come? Vabbè, il mio è un gran genio. Sì, ha il pallone. È proprio lui che tocca a toccare. Cerchiamo di spiegarlo, esatto. Bene. Allora, lui sta venendo conto, in quello vero ci sarebbe l'impostazione del placaggio, ok, benissimo. E noi cosa facciamo? Manteniamo la stessa impostazione perché facciamo un tocco a due mani, passo dalla vita in giù, circa, dopo, qua o qui, va bene. Questo cosa consente? Consente di mantenere comunque sia
le impostazioni di quello, insomma, vero, quindi l'impostazione del placaggio senza la spalla, o due tocchi così, tac, basta. Quindi non c'è pericolo. Non c'è nessun tipo di pericolo, il pallone è giù, esce, e via, e gioco. E si gioca, riparte il gioco. Tre tocchi. Bravissimo. Manteniamo il gioco al piede, quindi valgono i calci. Chi segna, chi ha la fortuna e il privilegio di fare la meta, può anche trasformarla in mezzo ai pali. E qui è tutto un programma, perché generalmente se non sei bravo a calciare una palla ovale, calci, cioè puoi andare là di là. Però tanto ne so qua per dire. Siamo qua apposta, siamo qua apposta per dire quelle svirgolate qua. Ok, perfetto. Luca, due parole, poi prendi tu. Certo. Ok, così do un saluto anch'io. Perfetto. Ciao. Ah sì, allora, siamo, dov'è che giochiamo? Montichiari, adesso siamo nella località Borghetto, Borgo Sotto. E prossimamente comunque inizieremo la stagione forse con Calvisano, torniamo a Calvisano. Programmi lunghi, vediamo come impostare le cose, forse il martedì e il giovedì. Comunque l'unica cosa certa è che non ci fermiamo, noi andiamo sempre avanti. Facciamo per il momento dalle 20 alle 21 qua a Montichiari, è aperto a tutti, bambini, donne, ragazzi, non ci sono problemi. Vi aspettiamo, meglio di così, provate tranquillamente le volte che volete, poi come siamo d'accordo con il Calvisano, visita medica e così si può. Non c'è niente di agonistico. Non c'è niente di agonistico, tutto tranquillo. Quindi vi aspettiamo. Ah, ragazzi. Terzo tempo, grande Franca, vieni qua. Vieni qua, Franca. Eccolo. Perché terzo tempo social? Perché è finito l'allenamento, ci troviamo tutti insieme a bere una birra e stare in compagnia. E quarto perché tempo. Il divertimento è alla base del. Perfetto, bravissimo. E quarto tempo ti lo lasci. Ecco, dopo. Quarto tempo. Quarto tempo ne parliamo la prossima volta. La prossima puntata. Ciao, grazie. E bravi, io direi che l'applauso va a Gianluigi, che lo vediamo come veramente è. E questo è un privilegio che riusciamo a vedere. Ma hai visto giocare con gli occhiali sopra, eh? Sì, ho visto. Campo da gioco con gli occhiali. Li faccio visto adesso. Perché altrimenti non ci vedi. Quindi non è pericoloso. Esatto, ma però non ci vedi gli occhiali? Non ci vedo. Allora, rimaniamo a parlare di rugby e del rugby serio, perché anche questa settimana Cristina Favalli ci ha mandato il suo resoconto. Allora, come sta succedendo in tutte le squadre in questo momento, anche nel Calvisano, abbiamo visto che c'è movimento, cioè mercato, acquisti, cessioni, preparativi per la prossima stagione, e dopo appunto la stagione che si è appena conclusa, è chiaro che c'è grande fermento. Allora, sentiamo Cristina e sentiamo cosa ci racconta questa settimana. E della rosa del rugby calvisano per la stagione 2019-2020. La rosa è stata quasi del tutto completata, e per quanto riguarda la prima linea, abbiamo come piloni sinistri tre giocatori completamente nuovi, ovvero Riccardo Brugnara, che proviene dal Rugby Rovigo Delta, Lorenzo Michelini, che arriva dall'Accademia di Remedello, e Antonio Barducci, che arriva dal Val Sugana. Come tallonatori troviamo Gabriele Morelli, che già l'anno scorso c'era e che può svolgere anche il ruolo di pilone, Matteo Luccardi, che anche lui l'anno scorso già c'era, e come nuovo arrivo abbiamo Giorgio Antonini, che viene direttamente dalla cadetta del rugby calvisano, quindi dalla seconda squadra, diciamo, ecco. Come piloni destri abbiamo un grande ritorno in giallo-nero, ovvero Lorenzo Cittadini, che nella scorsa stagione ha giocato nel Verona. Poi abbiamo Pier Maria Leso e Dante Gavrilita, che sono due piloni che già l'anno scorso c'erano. In seconda linea troviamo Michael Van Vuren, che lui già l'anno scorso c'era, Gabriele Venditti e Davide Zanetti, e anche questi due l'anno scorso erano già presenti nella rosa del Calvisano. Come terza linea abbiamo Matteo Archetti, Nardo Casolari, Andrea Martani e Carlo Amadei, che questi quattro, tutti e quattro, già c'erano l'anno scorso. Come numeri 8 troviamo Samuela Vunisa, Antoine Coffi, che entrambe erano già presenti nella rosa del Calvisano della scorsa stagione, mentre invece come nuovo arrivo abbiamo Alessandro Izzecor, che arriva dall'Under 18 del rugby calvisano, appunto.
Come mediani di mischia sono stati confermati tre dell'anno scorso, ovvero Nicolò Casiglio, Fabio Semenzato e Federico Consoli. Come mediani di apertura è stato confermato Paolo Pescetto, che c'era già nella scorsa stagione appunto, e come nuovo arrivo abbiamo Michele Peruzzo, che arriva dall'Accademia di Remedello. Quest'ultimo ha subito un intervento al ginocchio, per cui non comincerà subito a giocare, ma comincerà verso metà campionato più o meno, ecco. Poi si vedrà come si svolge la fisioterapia. Come centri abbiamo Mazza, Damiano e Facundo Panseira Garrido, che già l'anno scorso c'erano entrambe. E come nuovi arrivi abbiamo Federico Mori, che arriva dall'Accademia di Remedello, e Michele Regonaschi, che arriva dall'Under 18 barra cadetta del rugby calvisano. Quest'ultimo potrebbe anche, nel caso in cui servisse, calciare nei pali. Come ala troviamo Marco Susio, Simone Balocchi e Giacomo De Santis, che già avevamo l'anno scorso, e quest'ultimo potrebbe anche svolgere il ruolo di centro nel caso in cui servisse. Come acquisto abbiamo Jacopo Trulla, che viene dall'Accademia di Remedello. Come estremi sono stati confermati Alberto Chiesa e Kyle Van Zyl. Quest'ultimo dovrà subire un intervento, per cui come acquisti che si potrebbero ancora fare ci sarebbe un tre quarti che può ricoprire il ruolo che lascerà poi vuoto Kyle Van Zyl quando subirà l'operazione e che sostituirà in questo arco di tempo in cui Peruzzo è ancora fuori appunto per l'operazione. Poi verranno anche acquistati, diciamo, o acquistato se è soltanto uno, un giocatore di mischia che ricopra il ruolo o seconda o terza linea per ricoprire il ruolo appunto di Michele Andreotti, che ha smesso di giocare, e girano voci che questo nuovo arrivo non sia italiano ma appunto venga dall'estero, quindi può darsi sia sudafricano o comunque dell'estero, non italiano. Questa sarà più o meno la rosa dell'anno prossimo, e a settembre vedremo. Ottobre, dai, perché il campionato appunto inizia il 19 ottobre, per chi non lo sapesse. Quindi a ottobre vedremo questa rosa se ci darà soddisfazioni, ma credo proprio di sì. E niente, ci sarà un altro momento per parlare appunto del rugby calvisano e per oggi è tutto. Ciao! Grazie Cristina, ci ha fatto un bel quadretto. Bravissimo. Completo della situazione calvisano, grazie, magari troveremo magari nelle prossime settimane. Stavo dando uno sguardo nel monitor, perché finché siamo qua e io vedo la telecamera non me ne rendo conto, poi nel monitor, cioè, faccio la stagione più buona, una bella buona, una bestia. Sì. Cioè, praticamente, sappiate tutto in beneficenza, innanzitutto, perché altrimenti... Altrimenti in beneficenza. Senti, in beneficenza, allora ricordiamo che il 18, Elena, sì, la serata è in beneficenza. Esatto. Ma c'è di tutto, ci si diverte, sì, cioè è stata programmata per divertirsi. Esattamente, si mangia, ci si diverte, ci sarà una Vasco Tribute Band che si chiama Sensazioni Forti. Quindi tutte canzoni di Vasco, ci sarà Alessandra che presenta il suo libro. Con Andate e Ritorno, quindi che parla di Vasco, del suo incontro, e quindi avrete modo anche di salutare Alessandra, perché ci sarà pure lei. C'è anche lei, e quindi in questo contesto direi che entra il discorso della beneficenza. Ricordiamoci il rugby, perché ci sono anche gli amici dei Cobra di, certo, Brescia, con Michael Piscitelli, che è stato ospite la settimana scorsa. C'è anche lui. Ecco, ragazzi, visto che sarete in giro tutta estate, noi siamo qua ancora qualche settimana, però voi siete in giro tutta estate, volete ricordare che se vi invitano in qualche locale come pazzi di rugby, poi arrivate in massa, e però c'è da riconoscere una piccola, sì, parte di beneficenza? Di solito funziona così, noi quando facciamo i terzi e quarti tempi a volte, perché, esatto, a volte si prolunga i terzi tempi con i supplementari. Esatto, con i supplementari si prolunga oltre il dovuto, praticamente parte del ricavato va devoluto in beneficenza all'Associazione Autismo Insieme e al reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civile di Brescia. Cioè noi veniamo, consumiamo, paghiamo anche un attimino in più di quello che magari è il...
il conto è ricavato, parte del ricavato comunque va ad aiutare l'associazione. È un piccolo modo che abbiamo di aiutare. Ecco, quindi sarebbe bello, se posso, certo. Sarebbe bello che ne prendessero spunto anche altri, insomma, ecco. Quindi con poco, se tanti fanno poco, aiuta. Sì, c'è parecchio. C'è quindi parecchio. L'invito è rivolto in questo caso anche a locali, a bar, a ristoranti, sì. Ad attività, aziende, che vogliono, attività. Esatto, che vogliono in qualche modo ospitarvi. Siete abbastanza bravi, sporcate poco, vero? Sì, non ingombriamo. Ma mangiamo e beviamo tanto, mangiamo soprattutto educati. E beviamo tanto, educatissimi. La cosa educati. Importantissima è che noi non tocchiamo un centesimo. Il tutto viene devoluto, il passaggio viene fatto direttamente da chi ci ospita, direttamente ai reparti con le coordinate bancarie che vengono date direttamente da loro. Il tutto poi documentato, quindi non è che noi non tocchiamo un centesimo. Non abbiamo un conto corrente. Quindi... Non abbiamo un conto corrente. Volevo ringraziare chi ci ha ospitato lunedì scorso a Montichiari, sul Monteneto, che anche lì 10:30, 11, 11:30, sono 2:30, spegnete voi, sono andati e abbiamo chiuso noi. Ecco, mi dà l'idea, insomma, del terzo tempo eravamo i supplementari e dei supplementari. Non si dorme più la notte. Abbiamo finito tutto. Comunque abbiamo finito tutte le scorte. Panini, non panini, non c'era più niente. Quindi... Ecco, se avete un po' di fondi di magazzino, eventualmente loro sono un buon... Esatto. Una buona idea, è un buon investimento. Allora, abbiamo solamente un paio di minuti, vediamo se Mattia Reggio ci riesce a farci scorrere qualche foto. Allora, questa ecco, solo foto, vai Mattia, faccelo vedere. Questo era qualche mese fa, però l'appuntamento è stato la prima edizione del pass di rugby in volo, quando siamo andati in aeroporto nella base militare di Ghedi. Queste sono le foto del riconoscimento che c'è stata. Questa non c'entra niente. Questa non c'entra niente, anche perché fa anche un'ottima impressione. Esatto, perché non era giustamente quello. Dimensionata. Lei è la dottoressa che gioca con noi a Rugby Light, anche lei, Valentina Cocchi, che è bravissima anche lei. Quindi per far capire che il Rugby Light è aperto a tutti proprio, quindi veramente una grande amica di me. Quindi... Allora, questo è un po' schiacciato pure questo, perché esatto. Sono ovviamente foto e video che ci sono state... E mandate via WhatsApp. In ogni caso, ecco, ricordiamo, visto che c'era appuntamento esatto con Andrea Catavolo Show tutti i lunedì mattino, esatto, che poi potete esatto. Vedere tranquillamente anche qui su Live, perché dalle 7 alle 9 tutte le mattine, lunedì e venerdì c'è Radio Studio Più con Andrea Catavolo Show in diretta. Che in diretta, ovviamente, che, sì. Ovviamente salutiamo Andrea, salutiamo Ugo e tutta la band di Studio Più. Eccoli qua, è l'ultima puntata, mi pare, che avete esatto, fatto. Esatto, sì, l'ultima puntata. L'ultima puntata fatto, sì. Negli studi di Studio Più, eccolo con Ugo che si sposa in diretta con Elena. Ah, ok, questa sì, era una... ci siamo fidanzati. Vi siete ufficialmente fidanzati? Sì. Ho capito. È una news, una questa, chicca che vediamo. Sì, sì, questa è proprio una news di cronaca rosa, non da poco, non da poco. Vedi l'inchino. Ah, vedo, ecco ti ha chiesto di diventare il tuo fidanzato? Mi ha chiesto se voglio sposarlo. Lei ha accettato. Ah, ok. E quindi tu hai accettato? Beh, certo. Vabbè, quindi aspettiamo quando. Fiori d'arancio. Dobbiamo vedere, programmare, certo. Vedi la serietà del momento con Andrea che non riesce a star fermo. Vabbè, non riesce a star serio, vabbè, è normale. Allora ragazzi, noi ci fermiamo qui. Ricordiamo, grazie. 18 luglio tutti al Madai, all'Onato, direttamente in spiaggia, aperitivo per tutto il giorno, poi aperitivo e serata. Come dire, in beneficenza e birra, esatto. e birra ovviamente Tentadora. E con Meita anche, esatto. Grazie Elena, grazie Luigi, grazie a te Stefano, Paolo, grazie a voi. Sempre ciao ragazzi, ci seguito a tutti, buona serata e vi aspettiamo la prossima settimana. Ciao ciao, ciao.